Signor Mori, aspetti! Nazionale, buongiorno. Se cerca il signor Mori, l'ho appena visto scendere. Lo so, ma non importa. Tutto bene? Non proprio. Vittorio, ma perché sei licenziato? Non lo so. Ma in attesa di capirci di più conto su di lei, perché il reparto creativi continua il suo lavoro. Hai pensato a cosa gli dirai quando lo vedrai in negozio? No. Come no? Ma ci pensate che ha lasciato Andrina Mandelli a pochi giorni dall'altare? E Vittorio? Sarà strano anche con lui, no? Sicuramente. Un po' ti capisco. Anch'io con Roberto non so mai come comportarmi, se come un'amica o... Ve lo devo proprio dire. Ascoltando voi due, vedo Quinto sotto una luce diversa. Non sarà ricco come Mori, eh? Non sarà colto come Roberto. Però sono sicura che mi ama. Buongiorno. Oh, buongiorno. Come stai? Oh, meglio. Ma che c'è avuto, la febbre? No, non è la febbre, tre. E comunque, non so se vi rendete conto, ma nessuno di voi mi ha ancora detto che siamo in ritardo. Ragazzi, ma è tardissimo, andiamo! Buongiorno, Teresa. Pietro. Cosa ci fai qui? Voglio che vieni con me in un posto. Ascolta, io lo so come ti senti adesso. E hai ragione, però per me è importante, ci tengo. Avvisate la Mantovani che la signorina è con me. Grazie. Avanti, sali. Vieni. Chiesto di lasciarmi in pace. Io volevo solo portarti una tazza di tè. Non hai neanche fatto colazione. Come ti senti? Mi sono resa conto di non avertelo neanche chiesto da ieri sera. Scusami. Che cosa ho fatto di male? Ho fatto per meritarmi tutto questo. No, ma non è colpa tua. Invece sì. Se lui preferisce una commessa a me, vuol dire che io sono sbagliata. No, non dire così. Andreina, ascoltami. Tu sei bellissima e dolcissima. È quell'uomo che... Anzi... Se c'è qualcuno che ha una colpa, siamo io e tuo padre. No, non è vero. Voi avete fatto di tutto per aiutarmi. Invece io... Invece sì, tesoro. È anche colpa nostra. Noi sapevamo perché quell'uomo voleva sposarti e non siamo riusciti a impedirlo. In che senso sapevate perché voleva sposarmi?